Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi insieme faremo un allenamento mirato al rafforzamento dei muscoli dell'upper body, in particolare spalle, braccia e il core, quindi i nostri addominali. In questo allenamento utilizzeremo due manubri. Scegli dei manubri adatti al tuo livello di allenamento. Prima di iniziare ti ricordo la mia scuola di Pilates online. Ti lascio giù nell'info box dove ci sono le informazioni del video, il link che ti porterà direttamente ai miei corsi di Pilates. Ma ora prepariamoci e iniziamo! Ci posizioniamo al centro del tappetino e iniziamo con un po' di mobilità articolare partendo dal collo. Braccia lungo i fianchi, gambe leggermente separate e iniziamo con i cerchi del capo. Cerca di mantenere le spalle ferme e di ruotare soltanto la testa. Senti i muscoli del collo che si muovono e le vertebre cervicali che iniziano a mobilizzarsi. Cambia senso. E uno. E due. Sempre spalle belle ferme. Tre. Ancora quattro. E l'ultimo. Cinque. E tieni la testa al centro, andiamo con le spalle, cerchi grandi, vai, 1, porta le spalle vicino alle orecchie, 2, ancora 3, 4, 5, cambia senso, 1, 2, 3, 4 e 5, mani sulle spalle per disegnare dei cerchi più grandi, 1, ancora 2, 3, 4, 5, cambia, 1, 2, 3, 4 e 5, braccia lungo i fianchi, separa un pochino di più le gambe, inspira, da braccia in basso, portale verso l'alto per allungare bene tutto il corpo. Adesso scende un solo braccio, andiamo in flessione laterale per allungare tutta la parte laterale del busto. Scendi con le mani verso il ginocchio e verso la caviglia se riesci. Rilassa il collo, al centro dei piedi, piega le gambe e srotola piano la schiena, riporta le braccia in alto e ti allunghi, scende l'altro braccio e va in flessione, scendi verso il ginocchio e verso la caviglia se riesci, collo rilassato, mani al centro dei piedi, piega le gambe e piano srotola e risali con la schiena. Mantieni le gambe leggermente più separate delle anche, piedi leggermente extra ruotati, mani al petto. Iniziamo a scaldarci con dei semplici squat. Inspira da qua ed espirando piega le gambe e le ristendi. Andiamo a 10 ripetizioni. 1 e 2 e stringi i muscoli al ritorno. 3. Mantieni la schiena ben dritta con le spalle abbassate e una curva naturale della zona lombare. 5, 6, ancora vai, 7, 8, 9, 10, rimaniamo in isometria con il bacino abbassato, 1, 2, immobili in posizione, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, risali. Allunga anche le braccia, iniziamo a mobilizzare anche le spalle e a scaldare le spalle. Quando scendi in squat porta le braccia sopra la testa e ritorna in posizione. Mi giro di tre quarti per far vedere meglio. Andiamo, vai, piega le gambe, scendi, nel frattempo porta le braccia in alto e ritorna in posizione iniziale. 10, 1 e vai, 2, mantienila sempre la schiena dritta, 3, 4, le braccia sono tese, vanno sopra la testa, 5, ancora 6 e 7, gli ultimi, 8, 9, ancora 1, 10 e rimaniamo in isometria con le braccia alte e le gambe piegate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si sale, sciogli le gambe, sciogli le spalle e ti metti da un lato del tappetino. Camminiamo in plank, inchworm e continuiamo a scaldare le spalle. Schiena ben eretta, inspira ed espirando scendi con il busto. 3 o 4 passi in avanti con le mani, arriva in plank e ritorna in posizione eretta. Iniziale,
5 ripetizioni. Andiamo, vai, scendi. 1, 2, 3 e torna per altri 3 o 4 passi. Vai, e 2. Arriva bene in plank tenendo l'addome stretto, i glutei stretti e arrivando con le spalle al di sopra dei polsi. Ancora 3. E torna in posizione iniziale. 2. E torna. L'ultimo, 1. Rimani in posizione plank. Gambe tese, addome forte, shoulder tap. Stacca una mano, tocca la spalla opposta, stacca una mano e tocca la spalla opposta, tenendo il bacino il più fermo possibile. 10 ripetizioni. 1, 2, 3, 4, forte l'addome, 5, tutto il corpo in linea, 7, 8, 9, 10, rimani in plank. Solleva sempre un braccio, ma questa volta sollevi anche il bacino, andiamo a toccare la gamba opposta, torna in plank, solleva l'altro braccio e tocca l'altra gamba. Two touch, 10, 1, plank, 2, ancora 3, e 4, e 5, attenzione a non cedere col bacino quando torni in plank, 6, forte l'addome, 7, vai, 8, 9, gli ultimi 10, rimani in plank, dove c'è una mano appoggia un piede, dove c'è l'altra mano appoggia l'altro piede, stendi le gambe e siamo in piedi. Respira, sciogli le spalle, sciogli i polsi. Ritorniamo al centro del tappetino, questa volta con i manubri in mano. Continuiamo il lavoro sulle spalle con le alzate laterali. Gambe leggermente separate, schiena ben eretta. Partiamo con braccia lungo i fianchi, gambe leggermente separate, gomiti sbloccati, alzate laterali, portando le braccia non a 180 gradi, un pelo più a V. Mani all'altezza delle spalle, non oltre. In posizione, spalle abbassate e andiamo. 10 ripetizioni. 1, 2, 3, tutto il corpo è fermo, solo le braccia si muovono. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuiamo con le alzate, questa volta frontali, davanti alle spalle e ritornano. Schiena sempre retta e andiamo a 10, 1, 2, 3, 4, mani altezza spalle, non oltre, 5, attenzione a non dondolare con il busto, 6, 7, 8, 9, e 10, sciogli le spalle, porta le mani vicino al petto, quindi anche i pesi vicino al petto e siamo in squat. Quindi da qua, pesi vicino al petto, piega le gambe, scendi in squat. Quando le gambe si stendono, stendi le braccia e le porti in alto, quindi squat con spinta sopra la testa. In posizione, andiamo, vai, 1 e spingi, e 2, cerca di stendere contemporaneamente ginocchia e gomiti, 3, le gambe aiutano le spalle, 4, la forza parte dai piedi, 5, 6, ancora 7, 8, vai gli ultimi 9 e 10, rimani con le gambe tese, piega le braccia e adesso avvicina gomito e polso, riapri in posizione iniziale e ristendi sopra la testa, piega, andiamo, vai, chiudi, apri e su. Quando chiudi i gomiti sono all'altezza delle spalle, non più bassi. 3 e spingi. 4, tieni forte la zona lombare e l'addome. 5, cerca di avvicinare bene i gomiti e i polsi per attivare i pettorali. 7, su. 8, gli ultimi 9 e 10, spingi e sciogli le braccia, sciogli bene le spalle e anche il collo se ti dà fastidio. Respira profondamente, mantieni le braccia lungo i fianchi. Schiena ben eretta, lavoriamo con i bicipiti. Flessioni alternate mantenendo il peso a martello. In posizione, andiamo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, ferme le spalle, non dondolare, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 flessioni insieme, due braccia che si piegano e si stendono. Stendere completamente i gomiti. Andiamo. 1 e 2. Vai, e 3. 4. 5. 6 e 7. Forte il movimento concentrato sul bicipite. 8. 9. 10, sciogli le braccia, respira. Ritorniamo sulle alzate laterali, sempre 10 ripetizioni laterali e 10 frontali. Spalle abbassate, gomiti sbloccati. Andiamo in fuori. 1 e 2, altezza delle spalle. 3, 4, 5, 6, 7, mantieni le spalle lontane dalle orecchie. 8, 9 e 10 frontali e andiamo. 1, anche qui i gomiti sono sbloccati, non tenere le braccia iperestese. 2, altezza spalle. 3, 4, 5, fermissimo il busto. 6, 7, 8, 9 e 10, riposa, sciogli le spalle, ci prepariamo per gli squat con la spinta e poi facciamo la spinta con i pettorali. In posizioni e andiamo, vai, scendi squat e spingi sopra la testa, vai, e 1 e 2, ricordati di aiutare le spalle con la forza delle braccia, delle gambe. 3, 4, bene sopra la testa le braccia. 5, 6, 7, distendi completamente i gomiti. 8, 9, 10, rimani qua. Piega le braccia, le chiudi, le apri e le stendi. Andiamo, vai, attiviamo il pettorale. 1 e 2, chiudi bene i gomiti, vai, e 3, spingi, 4 e 5, su, 6, vai, e 7, gli ultimi 8, resisti, 9 e 10, stendi. Piega e sciogli le braccia. Ripetiamo gli ultimi bicipiti, questa volta con i polsi extra ruotati. Quindi alternati, ne facciamo 20 e poi insieme 10. Schiena dritta e spalle basse. Andiamo, vai, piega. 1, 2, 3, 4. Ricordati di non dondolare e di tenere il gomito in massima estensione quando lo stendi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, due braccia che si piegano. Attenzione, cerca di mantenere anche i gomiti fermi e di non sollevarli in avanti. Andiamo, vai, 1 e 2, 3, vai, 4, 5, 6, gli ultimi 7, 8, 9 e 10, braccia tese, sciogli benissimo le spalle, mantieni manubri in mano e ritorniamo da un lato del tappetino. Schiena ben eretta, inspira, espirando scendi piano con il busto, lascia sciogliere le braccia, lascia che i pesi ti portino giù, li appoggi a terra e pieghi le gambe. Ritorniamo a camminare in plank per altre 5 ripetizioni. Andiamo, 3-4 passi, 1, 2, 3, plank e ritorna. E su. Vai, e 1, arriva bene in plank con l'addome stretto, i glutei stretti e le spalle sui polsi. 3, vai, 4, l'ultimo, 5, ci fermiamo in shoulder tap e poi to touch come prima, shoulder, spalla. 1, 2, 3, ferma bene il bacino. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu tacci, sale il bacino, vai a cercare il piede opposto e torna. 1 e 2, torna bene in plank. 3, senza cedere con il bacino. 4, vai, e 5, ancora 6, 7, gli ultimi 8, 9 e 10, mani a terra, ginocchia appoggiate, ci sediamo sui talloni, rest position.
Piedi chiusi, ginocchia separate, braccia lungo i fianchi. Rilassa bene la schiena, le spalle e il collo. Respira profondamente. Lentamente srotola la schiena, ritorniamo in ginocchio, questa volta per fare push-up. Quindi, mani leggermente più larghe delle spalle, ginocchia chiuse e appoggiate a terra. Partiamo col push-up facilitato. Bacino leggermente abbassato, tutto il corpo in linea, dalle ginocchia fino alla testa. Adesso tutto il corpo non si muove, sono solo le braccia che si piegano, quindi i gomiti si piegano e si stendono. Scendi finché riesci, finché senti che il tuo corpo è perfettamente immobile, in posizione. E andiamo, vai. E uno, due, tre. Quando torni, pensa di spingere via il tappetino con le mani. Cinque, sei, sette. Butta fuori l'aria al ritorno. Otto, nove, 10, riposa e sciogli. Sciogli un attimo i polsi. Aggiungiamo una variante, quindi andiamo al pavimento e poi andiamo in distensione con le braccia. Quindi push up, lay down and reach up. Stessa posizione di prima, mani leggermente più larghe delle spalle, bacino abbassato. Adesso scendiamo fino a sdraiarci al pavimento. Giù. Una volta sdraiati stendiamo le braccia avanti, oltre la testa, mani sotto le spalle e ritorniamo in push up. 10 ripetizioni. Andiamo, vai, e a terra, distendi e push up. Vai, due. Sempre quando torni, pensa di spingere via il tappetino con le mani e butta fuori tutta l'aria che hai in corpo. Quattro. Cinque, distendi bene i gomiti al massimo, in avanti e nel push up. Ancora sette. Otto. 9 e su, l'ultimo 10, sali e rest position. Piedi chiusi, ginocchia separate, ci sediamo sui talloni con le braccia lungo i fianchi. Rilassiamo le spalle, respiriamo profondamente. Respira bene, lentamente srotola la schiena. Molto bene, prendiamo i manubri e ci giriamo a pancia in su. Andiamo a lavorare sull'addome. Partendo dai semplicissimi crunch, quindi tieni le gambe piegate, piedi a terra, manubri in mano e braccia in alto. Da qua inspira ed espirando solleva le braccia verso l'alto, la testa e le spalle fino a staccare la punta delle scapole. Non andiamo in sit-up ma siamo solo sul crunch, quindi la contrazione è centrata tutta sull'addome senza andare ad attivare i flessori dell'anca. Da qua inspira ed espira, sali con le scapole e ritorna. Vai, e uno, e due, e tre, attiva forte l'addome. Quattro, quando sali lo sguardo va alle ginocchia. Cinque, sei, sette, otto, ancora vai, e nove, 10, rimani su con testa e spalle e adesso piccole contrazioni, contrai e ritorna solo con le scapole a terra, testa e spalle rimangono sollevati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, accorcia forte l'addome, 7, 8, 9, 10, appoggia, sciogli un secondo le braccia e il collo. Ripetiamo i crunch, questa volta con le gambe alte al soffitto, tese o leggermente flesse. Andiamo a toccare la punta dei piedi, pronti in posizione. E andiamo su, uno. E due, sempre la testa e le spalle si staccano fino alla punta delle scapole. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Gli ultimi, otto. 9, punta bene i piedi, 10, rimani su, piccole contrazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spingi, 7, 8, 9 e 10, appoggia e riposa. Respira profondamente, sciogli bene le spalle e il collo,
Mantieni le braccia tese lungo i fianchi, la testa e le spalle sollevate. Andiamo a lavorare sul giro vita, quindi andiamo in flessione laterale. I pesi sono sollevati da terra, vai con il peso verso il piede corrispondente e vai in flessione dall'altro lato. Andiamo, vai, fletti, 1, 2, tieni le cosce ferme, 3, lo sguardo alle ginocchia, 4, 5, 6, 7, accorcia bene il busto, 8, 9, 10, 1, 2, 3, vai che sono gli ultimi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia e sciogli. Braccia alte, allontana i talloni dai glutei, inspira e saliamo in sit-up. Espirando porta le braccia verso l'avanti, solleva testa e spalle, il busto e spingi le braccia in alto. Lavoriamo sia con l'addome che con le spalle e ritorni a terra. Quindi da qua, inspira da fermo, espirando solleva il busto, le braccia le spingi in su e ritorni a terra inspirando. Vai e 1 e 2, il busto si stacca in modo controllato e articolato, stacca una vertebra dopo l'altra e ritorna con una vertebra dopo l'altra. Per aiutarti a salire ricordati di risucchiare l'ombelico verso la colonna in modo da sollevare il diaframma e aiutarti appunto a venire su. Ancora 5 e 4, vai 3 e spingi in su sopra la testa, stendi i gomiti, 2, vai l'ultimo e 1, su, mani al petto, solleva i piedi, unisci le ginocchia e unisci i piedi, siamo in equilibrio sui glutei per Russian Twist, pesi uniti e vicini al petto, ruotiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gli ultimi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggia e sciogli, pesi a terra, ti sdrai a terra, allunghi le gambe, allunghi le braccia e ti stiracchi un attimo qua, respira profondamente. Allunga bene i muscoli e ti rilassi. Porta ora le gambe al petto, piedi chiusi, ginocchia separate, mani sulle ginocchia e schiaccia bene le cosce verso il petto per andare a sciogliere bene le tensioni accumulate sul dorso. Dondola a destra e a sinistra con un movimento morbidissimo e senza fare scatti. Continua a respirare profondamente. Ferma al centro le gambe, inspira ed espirando ti sollevi e vieni su. Ruotiamo e siamo in quadrupedia. Mani a terra, ginocchia a terra. Tieni i piedi chiusi, le ginocchia separate. Ti siedi sui talloni, rest position e mantieni le braccia bene allungate avanti. In questo modo andiamo ad allungare bene tutti i muscoli del dorso e respirare profondamente. Adesso porta tutte e due le mani da un lato del tappetino, mantenendo però i glutei vicini ai talloni in modo da allungare anche la parte laterale del busto. E ora cambia lato del tappetino, cerca di tenere sempre i glutei vicini ai talloni o attaccati e spingi bene le spalle verso terra. Respira profondamente. Ritorna ora al centro e porta le braccia lungo i fianchi. Una respirazione profonda qua, inspira ed esce. Lentamente srotola la schiena, mani a terra, ruota le dita dei piedi, solleva il bacino e abbassa i talloni. Cammina ora con le mani verso i piedi, piega le gambe, prendi i gomiti e piano dondola a destra e a sinistra, cercando di tenere le gambe leggermente piegate se ti danno fastidio, altrimenti il più allungate possibili. Dondola lentamente, respirando bene e ti fermi ora al centro. Mani a terra, gambe piegate, collo morbido e srotola piano la schiena.
E prima di portare le braccia in alto, unisci le mani dietro la schiena, mantieni la schiena dritta, porta le braccia in alto e abbassa solo il mento. Andiamo ad allungare i muscoli delle spalle. Attenzione a tenere la schiena ferma e non andare in gobba. Solo il mento è abbassato. Adesso inspira e porta le braccia in alto, ti allunghi bene. E adesso allunga leggermente da un lato. Inspira al centro e cambia. Inspira al centro ed espirando molla tutto. E abbiamo terminato il nostro allenamento. Se questo workout ti è piaciuto, ti ricordo di lasciare un like, un commento e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi allenamenti. Noi ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao!